Siamo qui al modernissimo multisala napoletano, importantissimo, dove sarà presentato fra poco l'anteprima di Diego Armando Maradona, terzo film importantissimo della Siena Film, premiato con tantissimi award, cast d'eccezione, Giannina Maradona fra questi qua. Seguite il servizio. Maradona, un personaggio molto controverso. Qual è il messaggio che vuole lanciare questo ennesimo film, perché non è il primo? You want to launch with this end film because it's not the first film. What I wanted to do was to go back to Diego Maradona, the footballer, the best player in the world, and to show what happened when he came to Napoli, because a lot of people know Diego Maradona around the world because of the World Cups, the 86 World Cup, the 1990, the 94 World Cup. But the time when he played in Napoli was not on TV. This is before podcasts. This is before there was, you know, the internet. So we managed to, my team found this footage of Diego playing in Napoli. So we decided to try to tell the story of the 7 years when he comes to Naples, when he becomes the best player in the world, to remind everybody of how amazing he was, how brilliant he was, to win the World Cup, to win 2 Scudettos, but also this is really where a lot of his personal problems began, which he, in a way, is still dealing with now. So that was the reason for making the choice to tell this story. In realtà il nostro intento era quello di ritornare al calciatore straordinario, al miglior giocatore del mondo. In realtà quando ha giocato a Napoli ovviamente non era conosciutissimo in tutto il mondo, perché certo è conosciuto in tutto il mondo piuttosto per i campionati mondiali, quello dell'86, del 90, del 94, però quando giocava a Napoli eravamo in un'era che precedeva internet e poi tutti i podcast, quindi in realtà non lo si vedeva giocare nelle squadre di club. Con il mio gruppo di ricercatori siamo riusciti ad avere accesso a un girato, a delle riprese straordinarie relative al periodo di Napoli, i 7 anni trascorsi a Napoli, e volevamo sfruttarlo per ricordare a tutti che straordinario giocatore fosse all'epoca. Ovviamente volevamo narrare la sua storia personale, perché comunque Napoli è anche il luogo in cui ha cominciato ad avere i problemi che probabilmente sono ancora quelli che lo affliggono ora e che si trova a dover gestire ora.